Ciao ragazzi, oggi parleremo del Marocco, un paese che è sconosciuto a molti di noi, ma è un paese molto affascinante, bellissimo, con un clima meraviglioso, la gente è molto accogliente, dove c'è di tutto, non manca nulla, è molto attaccato alla propria fede e ai propri valori, valori fondamentali. Sono sicuro che dopo questa intervista vi sorprenderà. E ci collegheremo con Ludovica, che è sempre stata affascinata dai paesi arabi e dopo aver fatto un'esperienza di 5 anni in Belgio, si è trasferita prima in Kuwait e adesso vive a Casablanca in Marocco da un anno e mezzo e quindi ci potrà dire un po' tutto quello che ci serve di sapere sul Marocco e anche tante curiosità e spiegare un po' anche la cultura marocchina che è molto diversa dalla nostra. Quindi non perdetevi questo video e a dopo, ciao! Ciao Ludovica, come stai? Mi senti? Ciao Riccardo, tutto bene, grazie. E tu? Tutto bene, grazie. Com'è lì in Marocco? È sempre caldo oppure anche lì un po' il freddo è arrivato? Qua è arrivato il freddo e devo dire che, vabbè, freddo relativo ovviamente, relativo, siamo sempre attorno ai 20 gradi, però d'inverno fa molto più freddo all'interno delle case che non all'esterno, perché non abbiamo il riscaldamento. Infatti sono qua con l'inverter dell'aria condizionata a cercare di scaldarmi, invece fuori c'è il sole e si sta bene. Fa freddo anche lì, dai, un pochino, non tanto. Ma... Esatto, ma c'è la neve in Marocco, sai che c'è la montagna più alta del Marocco, sono 3.500, c'è la neve adesso, sì sì. Non a Casablanca, io sono a Casablanca, siamo sull'oceano, sul mare, si sta bene. Ah, Casablanca, ora poi ci racconterai meglio, vai. Intanto ti volevo ringraziare e dirti insomma che è un piacere averti ospite qui con noi, Italian Globetrotter. Piacere mio, grazie. E quindi darti la benvenuta. Presentati un po' a chi non ti conosce, parlaci un po' di te, la tua storia e come hai fatto insomma a rifinire lì in Marocco, qual è un po' il tuo retroterra, da dove vieni in Italia, insomma parlaci un po' di te, ecco. Come hai detto all'inizio, mi chiamo Ludovica e ho 32 anni e sono originaria di Milano, dove ho vissuto fino a quando avevo 24 anni, quindi ho fatto tutte le scuole a Milano, anche se ho fatto la scuola tedesca in realtà, quindi già un pochino aperta internazionalmente, e poi ho fatto l'università, ho studiato giurisprudenza sempre a Milano perché pensavo di voler diventare avvocato. Dopo la fine dell'università ho cominciato a lavorare come praticante avvocato in uno studio americano-inglese a Milano e dopo 8 mesi ho deciso che non era la strada che faceva per me, soprattutto perché volevo esplorare il mondo, scoprire il mondo e pensavo che con una carriera comunque nel mondo legale non fosse possibile, in particolare come avvocato. Poi ovviamente conoscendolo un po' di più mi sono ricreduto, ho visto che effettivamente è possibile, è un pochino più difficile che altri lavori, però non è impossibile. E quindi sono finita in Belgio, a Bruxelles, sono rimasta 5 anni, sempre a lavorare in un grande studio internazionale, e dopo 5 anni di Belgio avevo bisogno di sole e soprattutto da grande appassionata del mondo arabo volevo assolutamente fare un'esperienza in un paese arabo. Sono finita prima in Medio Oriente, in Kuwait, e adesso sono in Marocco da un anno e mezzo. Non avevo mai considerato il Maghreb perché appunto ero più rivolta verso la parte medio orientale, quindi dall'Egitto verso più est del mondo arabo. Col Maghreb non avevo nessun feeling in realtà, nessun tipo di conoscenza. C'è molta più connessione con i paesi francofoni, perché ovviamente in molti paesi appunto del Maghreb, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco parlano francese e quindi è anche molto più semplice trovare una comunità francese qua. Quando mi sono trasferita nessuno conosceva nessuno, cioè quindi è stato proprio difficile trovare qualcuno che mi mettesse in contatto con potenziali altri italiani qua. E quindi sono arrivata qua e lavoro attualmente comunque sempre in un grande studio internazionale, in una posizione diversa da quella ovviamente di avvocato, praticante avvocato. Mi occupo di business development, quindi di sviluppo del business e di comunicazione marketing all'interno appunto di questo grande studio internazionale, il cui unico ufficio sul continente africano è appunto qua a Casablanca, e mi occupo di sviluppare la loro strategia africana. Ah, ok, quindi lavorate un po' con tutta l'Africa. Esatto, sì, è un hub che hanno aperto qua a Casablanca che ha contatti e progetti in tutta l'Africa, principalmente francofona, Africa Ovest diciamo, ma anche in altri paesi africani, dipende. Quindi ho un grande studio internazionale, studio di avvocati d'affari, immaginatevi un po' Suits della serie, se l'avete mai vista, che si occupano quindi non della classica figura dell'avvocato che va a difendere una persona o un criminale in tribunale, ma studi di consulenza che si occupano di seguire le grandi società multinazionali e accompagnarle in progetti. In particolare in Africa si tratta di energie rinnovabili, di infrastrutture, di porti, eccetera. Quindi diciamo voi siete quelli che sostenete queste grandi imprese nel fare le cose nel modo giusto, ecco.
Esatto, fare le cose nel mondo giusto, fare in modo insomma che i contatti con i governi locali vadano lisci e controllare che tutta la documentazione sia corretta e essere lì in caso di problemi. Lavori anche con persone del posto o sono tutte persone comunque straniere, europee? In ufficio? Sì. I miei capi sono in realtà di origine marocchina, ma nati e cresciuti in Francia, perché appunto ti parlavo prima di questa grande connessione che c'è tra la Francia e il Marocco. Oppure sono marocchini che hanno studiato in Francia e quindi hanno anche deciso di prendere la nazionalità francese, che li facilitano un poco, devo dire, perché il fatto anche solo di avere un passaporto di una nazione europea gli rende non solo la vita, ma anche il lavoro molto più semplice, visti tutti gli spostamenti per i visti. E poi però ci sono anche alcuni avvocati che magari sono dei francesi, vengono a fare un'esperienza. C'è anche un avvocato inglese, c'è un'avvocata mezza italiana, mezza algerina, e uno portoghese, quindi abbiamo un bel mix di nazionalità. Mix, sì. E ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao! La situazione, diciamo, lavorativa lì in Marocco, per chi magari può pensare di trasferirsi lì, com'è? Cioè, il lavoro si trova facilmente anche per un italiano, gli stipendi sono buoni, si guadagna bene. Ovviamente c'è una differenza da fare per quanto riguarda i marocchini e i contratti marocchini e i contratti invece da expat che magari un italiano si aspetta o uno straniero si aspetta. Nel mio caso è un po' un ibrido perché ho un contratto marocchino, però le mie condizioni di lavoro e lo stipendio sono a livelli europei. È raro trovare qualcuno che dall'Italia si sogna e dice vado a lavorare in Marocco così. Di solito sono le società multinazionali per cui lavori nel tuo paese che ti mandano in Marocco come in qualsiasi altro paese che probabilmente non è la tua prima scelta e che quindi con questo l'offerta venga accompagnata di un'offerta insomma salariale abbastanza interessante che ti possa far venire voglia di andare in un determinato paese. Però ecco, ovviamente se invece decidi di spostarti autonomamente in Marocco e di cercare lavoro qui, non è impossibile perché comunque il lavoro c'è, però devi tenere conto che verrai pagato con un stipendio locale, stipendio che tendenzialmente è basso rispetto anche agli standard italiani. Penso che il minimo sia sui 280 euro al mese. Però diciamo che lo stipendio medio comunque si aggira sui 400 euro, quindi certo non i nostri standard. È vero che con questo tipo di stipendio in Marocco comunque ci vivi. Casablanca è molto cara come città, i costi dell'affitto sono paragonabili a una città europea. Il calcolo dello stipendio, tra l'altro, la negoziazione si fa sempre sul netto, non si parla quasi mai di lordo. Quindi io per esempio conosco il mio stipendio netto, ma non conosco il mio stipendio lordo. Per quanto riguarda la mia situazione, poi è a sé stante perché comunque ho condizioni europee, però contratto marocchino. Quindi per quanto riguarda la mia pensione tutta sarebbe marocchina. Costo della vita com'è lì? È basso? Allora, il costo della vita, ovviamente ci sono due modi di vivere la vita qua in Marocco e come anche ci sono due modi di essere pagati, la maniera marocchina o la maniera straniera. Puoi vivere bene, in Marocco si può vivere bene, si può avere un'alta qualità della vita, la vita non costa tanto se sei marocchino, se hai una faccia che passa per essere marocchina, se parli arabo e se sai, conosci un po' come muoverti, eccetera. Per esempio, se io facessi la spesa tutti i giorni nel mercatino locale, pagherei probabilmente molto meno di quanto non paghi la frutta e la verdura al Carrefour, Carrefour che esiste anche qua, che però costa il triplo. Puoi avere accesso a tanti prodotti europei, tanti prodotti che trovavo anche in Belgio, appunto perché il Carrefour vende esattamente gli stessi prodotti ovunque, solo che costano molto di più. La mia casa, come puoi vedere, è una casa che potrebbe sembrare benissimo una casa italiana, una casa moderna, però qua passa come lusso, capito? Perché tutto quello che per noi è uno standard normale, infrastruttura, manodopera, anche di come sono costruite le case, qua è lusso. Quindi dipende proprio da come vuoi vivere, la bellezza un po' del posto è che puoi vivere in un sacco di modi diversi. Cioè, ho colleghe che abitano in appartamenti grandi quanto il mio, perché la grandezza dell'appartamento non conta, sono proprio le finiture che contano. Quindi loro abitano in un appartamento grande come il mio, due stanze da letto, due bagni, eccetera, e pagano 200 euro. Poi, però, per esempio, un appartamento come il mio ne costa 1.500, quindi comunque dipende proprio il tuo standard dove vuoi vivere. È anche vero che io ho un appartamento con doppi vetri, i guardiani a tutti i cancelli delle entrate che stanno lì 24 ore su 24, quindi comunque sono una situazione abbastanza sicura. Ho un giardinetto davanti, è una residenza che non ha neanche 5 anni, penso, ascensore, tutto funziona molto bene, quindi insomma dipende, puoi avere tutto. Comunque Casablanca resta una città abbastanza cara per quanto riguarda lo stipendio medio, diciamo, di un marocchino.
però c'è tutto, c'è scelta. Ma è una città, sì, diciamo, un po' occidentalizzata? Cioè nel senso che è quasi un po' come vivere in una città europea? Allora, io non avevo assolutamente idea cosa aspettarmi prima di venire qua, perché non ero mai stata a Casablanca prima. Ero stata in Marocco per delle vacanze, brevemente non mi era neanche piaciuto, a dire la verità. E però Casablanca non l'avevo visitata e sicuramente non fa la stessa impressione visitata da turista e invece viverci. Sono proprio due cose diverse. Non la consiglierei, infatti, come città da visitare per i circuiti turistici. È proprio una città da vivere. È molto più moderna di quanto mi aspettassi. Per esempio, c'è una linea di tram super nuova, veramente più bello del tram di Milano. E poi c'è questa bellissima corniche, che è una specie di promenade, una passeggiata tutto il lungomare, molto ben tenuta. Ci sono un sacco di fiori, di palme, di giardini tenuti benissimo, lussureggianti. Ci sono un sacco di bellissimi ristoranti, ecco, buoni un po' meno, però bellissimi, molto instagrammabili. C'è un sacco di vita notturna. Mi dicevano che prima del Covid, poi io sono arrivata proprio in concomitanza del Covid, però prima era proprio una città super dinamica, con un sacco di festival. Adesso un pochino meno, però sta un po' riprendendo. È una città enorme, comunque ci sono quasi 4 milioni di abitanti e cambia molto da un quartiere all'altro. Appunto, tu ti puoi trovare nel quartiere più ricco della città con delle ville che sembrano veramente Beverly Hills, da fare invidia, con delle piscine straordinarie, e poi giri l'angolo e ci sono invece le favelas. E quindi un po' così, a città da mille contrasti. Diciamo che generalmente nei paesi arabi, almeno quelli che ho visto io, anche la cultura locale non è molto da passeggiata. Loro si muovono molto di più in macchina che non per passeggiare. Forse c'è un discorso di clima, che sono paesi in cui fa molto più caldo, c'è anche un discorso forse di cultura, le donne che magari stanno tendenzialmente più a casa. Quindi non sono città pensate per gente che cammina, quindi a volte mi manca un po' questo aspetto di poter semplicemente camminare, anche perché poi vieni assolutamente soffocata dal traffico così. Quindi non è una città urbanisticamente bella da godersi e passeggiare. Adesso hanno fatto questa cornice, appunto questa passeggiata bellissima a lungomare, che è molto godibile. È anche vero che il Marocco è bello e si distingue da tanti altri paesi arabi perché non tutto è centralizzato in un'unica città, come accade per esempio al Cairo. Sono 25 milioni di abitanti, sono tutti lì. In Marocco diciamo che c'è una capitale amministrativa, che è Rabat, che è molto più piccola di Casablanca. Dopodiché c'è Casablanca, che è la capitale economica, quindi tutto il business, tutte le grandi multinazionali e tutti gli expat, diciamo, del mondo economico sono qua, mentre invece gli expat delle organizzazioni non governative, delle amministrazioni, delle ambasciate sono tutti a Rabat. Poi c'è Fez, che è la capitale culturale, Marrakech la capitale turistica, molto variegato, ci sono un sacco di centri economici diversi. È interessante il Marocco, eh? Bel paese. Sì, come paese è veramente meraviglioso. Tu ci sei mai stato? No, mai, mai. Sono stato in Egitto, ma non in Marocco. No, allora te lo consiglio, ti farò un bellissimo itinerario prima che tu venga qua. Certo. Perché c'è di tutto. Guarda, è molto vario, è meraviglioso. Dall'oceano qua a Casablanca al Mar Mediterraneo a nord, che cambia completamente, una costa più simile alla nostra Mediterranea che conosciamo, ma proprio cambia incredibilmente a livello di spiagge, di correnti, di tutto, di clima. Poi c'è la neve, come ti dicevo prima, ci sono anche delle foreste, dei posti super verdi che ho visto, delle montagne. Poi vabbè, ovviamente c'è il deserto. Il deserto, certo. C'è tutto. Ma poi anche quando guardi le statistiche dei paesi africani un pochino più sviluppati, sia a livello di sistema legislativo, politico, sia a livello, diciamo, di investimenti, in quali è consigliato investire, il Marocco figura sempre tra i primi. È un paese veramente in fermento e in ampio sviluppo per i prossimi anni, da tenere d'occhio. E se uno lì, per esempio, volesse venire lì per aprire un'attività in proprio o comunque fare un business lì, è facile per un italiano? Oppure ci sono delle restrizioni particolari, o sai se è costoso oppure è molto conveniente? Allora, io ho fatto le mie ricerche all'inizio, prima di venire qua, quando cercavo italiani in Marocco. La comunità di italiani che avevo trovato su Facebook era principalmente formata da ristoratori italiani che avevano aperto ristoranti o hotel, appunto questi riad, come vengono chiamati gli hotel tradizionali in Marocco, a Marrakech. Quindi ci sono un sacco di persone, magari un pochino più in là con gli anni, che magari decidono di aprire un'attività in Marocco di questo tipo, nella ristorazione, e quindi questo mi fa pensare che sia piuttosto semplice aprirla da un punto di vista magari amministrativo, delle tempistiche, come accade d'altronde anche in Italia. Penso che sia piuttosto lento. Per quanto riguarda la tassazione, parlando di IVA, qua è al 20%.
20% e penso che gli altri tipi di tassazione siano anche attorno al 20%. Non sono un'esperta, non è il mio campo, sono proprio puramente delle informazioni che ho cercato e ho sentito dire. Però anche quando ho fatto il calcolo, per esempio, dei contributi sociali tra il mio stipendio lordo e il mio stipendio netto, diciamo che c'è una differenza minore di quanto ci possa essere in Italia. Quindi diciamo che, ricapitolando un po', se uno lavora lì e ha un reddito in euro comunque paragonabile all'Europa, lì ci vive molto molto bene, insomma. Esatto, io ho notato che in questo anno che sono stata qua, nonostante percepissi poco di più di quanto percepivo in Europa, però forse anche merito del fatto che col Covid non potessi spostarmi, quindi abbia viaggiato molto meno, però sono riuscita a mettere da parte molto di più, perché alla fine del mese comunque la vita qua non ti costa più di tanto e soprattutto non ci sono prezzi fissi, cioè tutto è sempre soggetto a negoziazione. Man mano che tu conosci sempre di più il paese o ti fai sempre di più contatti con marocchini locali che magari possono negoziare per te, o sai dove andare a fare la spesa, appunto ti parlavo prima dei mercati, magari all'inizio non ci sarei andata da sola, poi adesso magari prendo un po' più di coraggio e ci vado, capito? E questo mi fa risparmiare un sacco. Prima, forse quando parlavamo di attività in proprio, non ti ho detto, mi sono dimenticata, che per esempio per gli stranieri può essere interessante anche aprire attività di ristorazione qua, perché mi sembra di aver capito che per ottenere la licenza per servire alcol, perché stiamo parlando comunque sempre di un paese musulmano, questa licenza venga data solamente ad attività in associazione con una persona europea. Anche perché poi, insomma, a bere l'alcol ci vengono gli europei, in teoria. No, anche i marocchini. Sì. Non lo dicono, ma lo fanno. Ah, ecco, infatti ho detto in teoria. No, ma guarda che ci sono anche un sacco di buoni vini marocchini, è assurdo. Nei ristoranti, ma anche nei supermercati che ti vendono il vino, ci sono anche molti vini che vengono prodotti qua. E non sono male, perché appunto con le condizioni climatiche ci sono. Sì, sì. Curiosa questa cosa. Ganze, davvero, molto curiosa. Quindi, diciamo, non consiglieresti a uno che vuol venire là di fare un lavoro guadagnando nella moneta marocchina? Ma... allora, è tutto molto fluido. Per esempio, appunto come ti dicevo, io ho un contratto marocchino, quindi vengo pagata in dirham marocchini, però lo stesso ammontare di quanto sarei pagata in Italia. Ovviamente il fatto di essere pagata in valuta locale è abbastanza restrittiva come condizione, perché ho notato, stando qua, che proprio l'euro diventa una merce rara. È molto difficile far uscire il denaro dal paese. Quando sei straniero ovviamente è tutto molto più semplice, però per esempio ho scoperto che i marocchini hanno un limite annuale di 4.500 euro che possono spendere all'estero ogni anno. Quindi se tu sei marocchino, hai insomma i tuoi risparmi, sei un po' padrone dei tuoi risparmi, comunque quando viaggi all'estero non puoi mai superare questa soglia. E questa soglia viene calcolata non solo tramite i movimenti della tua carta, ma anche quando vai all'aeroporto e vuoi semplicemente cambiare i soldi in cash, anche questo viene tutto tracciato tramite il tuo passaporto, che comunque devi mostrare per cambiare il denaro. No, e quindi questo è molto restrittivo. Molto. Sì. Anche se uno c'ha i soldi, insomma, non può spenderli fuori dal Marocco, eh? Esatto. Poi io penso che come tutte le cose in Marocco c'è una regola e poi si trova sempre una via, solo che poi la scopri dopo, oppure devi avere le tue connessioni, oppure appunto, come dicevo prima, molti marocchini, anche per questo motivo, non solamente per questo, però per questo e molti altri motivi restrittivi del genere che impone un po' il Marocco, sono portati non solo a fuggire da questo paese, ma anche proprio a cercare di cambiare nazionalità e ottenerne un'altra, perché così, nonostante abbiano nome e cognome marocchino e religione musulmana, comunque anche solo avendo un passaporto francese possono sviare da questo limite dei 4.500 euro, come anche in questi tempi di Covid, per esempio il fatto di dover ottenere un'autorizzazione ogni volta che vuoi lasciare il paese, se sei marocchino residente in Marocco. Se sei marocchino residente in un altro paese puoi fare quello che ti pare. È complessa. È complessa davvero. Ti volevo chiedere appunto anche dei marocchini come sono, perché insomma ce ne sono tanti anche qua, se ne sente dire bene, male, ci sono purtroppo dei preconcetti, quindi volevo sapere un po' te che insomma ci vivi, come sono e insomma un po' anche le differenze che hai visto nella cultura tra noi e loro. Ma allora, come dicevo, era proprio un popolo che non conoscevo per niente, se non fosse proprio per i preconcetti nostri che abbiamo in Italia. Io penso che, come ogni società di immigrati che uno possa incontrare all'estero, questa non rifletta poi necessariamente la vera cultura che poi si ritrova nel paese stesso, come gli italiani all'estero, magari in America o in Australia ai tempi, davano una certa immagine dell'Italia, e questo succede anche in Marocco. Diciamo che tendenzialmente come cultura è molto simile alla nostra mediterranea, quindi un po' dell'Italia
Corea del Sud, o comunque di un paese molto attaccato alle proprie radici, alle proprie tradizioni, alla propria religione, ai valori della famiglia, molto generosi, molto calorosi, molto accoglienti. Questi sono i valori che ho riscontrato. Poi ovviamente c'è di tutto, un popolo molto misto anche per quanto riguarda le etnie stesse, anche la loro stessa lingua. L'arabo parlato qua è misto al francese, allo spagnolo, al berbero. Non c'è un prototipo di marocchino, per esempio. Cioè ci sono marocchini con la pelle più chiara, più scura, anche con gli occhi verdi, con gli occhi azzurri. Dipende proprio dalle zone dove vai, ci sono marocchini un po' più simili ai senegalesi, e dipende anche, diciamo, per quanto riguarda le usanze, la tradizionalità, il livello di religiosità. Puoi trovare di tutto, puoi trovare il marocchino super religioso, ligio alle regole, come puoi anche trovare quello che, come ti dicevo prima, beve e fa tutto, insomma, quello che non potrebbe fare stando alle regole del Corano. In generale, quello che ho notato io, sempre comparando il Marocco a altri paesi arabi, soprattutto amici musulmani che ho in altri paesi, è che sono molto più credenti, sono molto più praticanti che in altri paesi, e l'Islam è presente dappertutto, in ogni aspetto della vita. E nonostante fosse una religione non nuova a me, che comunque già conoscevo, mia migliore amica egiziana da quando ho 12 anni, vado in Egitto ogni anno, e quindi abbiamo avuto modo veramente di avere un sacco di conversazioni cuore a cuore sulla religione, sulle differenze culturali. Comunque il fatto che permei così tanto ogni aspetto della vita è stato abbastanza sconvolgente, no? Non c'è solo, per esempio, la nata, la preghiera 5 volte al giorno, ma ci sono anche, appunto, i miei colleghi che si assentano 5 volte al giorno per andare a pregare nella stanzina predisposta sul luogo di lavoro. C'è anche il fatto che durante il Ramadan, che è il loro mese sacro, gli orari di lavoro si dimezzano, quindi finiscono di lavorare alle 2 e tutta la società cambia, quindi anche, non so, il mio corso di danza, che normalmente alle 6, non lo fai più alle 6 ma lo fai alle 3 di pomeriggio, perché alle 6 o alle 7 è proprio l'orario in cui loro, per esempio, rompono il digiuno. E anche il fatto, per esempio, di chiedere un prestito in banca, questa non la sapevo, però chiedere un prestito in banca o semplicemente fare un prestito è haram. Secondo alcuni principi musulmani è peccato. Chiedere una ricompensa, quindi il tasso di interesse, far pagare il denaro in prestito, tendenzialmente, secondo la religione musulmana, è peccato. Peccato chiedere il prestito o peccato far pagare gli interessi sul prestito? È peccato far pagare gli interessi, però bravi, chiedendo un prestito, esatto, esiste anche tutto il concetto di finanza islamica, non so se hai mai sentito parlare, no, però appunto ci sono delle banche cosiddette partecipative che hanno dei metodi di finanziamento diverso, che rendono appunto halal, quindi permesso, quello che tendenzialmente è peccato, quindi con altri tipi di metodi. Tutto molto interessante, ma ci sono un sacco di questioni che noi non ci poniamo neanche. Quindi i prestiti non li danno oppure li danno senza interessi? Allora, li danno, e gli interessi sono anche molto molto alti, sono al 5% i prestiti immobiliari. A parte che in Marocco ci sono anche un sacco di ebrei, storicamente ce ne erano molti di più, ovviamente poi con l'olocausto e tutto sono quasi tutti finiti in Israele, adesso però alcuni stanno tornando, ci sono alcune famiglie che rimangono salde di marocchini ebrei. Inoltre ci sono anche tutti gli stranieri, o ci sono anche marocchini, insomma, non credenti o un pochino più aperti di mente, come ti dicevo prima, che magari non necessariamente seguono alla lettera tutte queste prescrizioni, quindi comunque loro magari sarebbero aperti a fare questi prestiti, oppure c'è la banca islamica partecipativa che ti permette di avere del denaro in prestito senza dover pagare l'interesse, ma tramite altri sistemi. Sentite, sicuramente ci saranno tante differenze di cultura, di sicuro, perché tante anche stranezze, perché è un paese, diciamo, molto diverso, penso, dal nostro, da paesi europei, come siamo abituati noi. Stranezze... tantissime, tipo che sai, come gli eschimesi che hanno tantissime parole diverse per dire neve o ghiaccio, i marocchini hanno tantissime sfumature diverse per parlare di gossip. Quindi spettegolano, e quindi questo ti dà già un'immagine della cultura. Tutti sanno tutto di tutti, quindi il mio guardiano sotto, anche se non ci ho mai parlato, sicuramente sa anche il mio gruppo sanguigno, perché sono fatti così. E c'è anche una figura predisposta per ogni comune, diciamo ogni quartiere, l'impiegato comunale, che è lì per sapere tutto di tutti, quindi questo è il suo lavoro. Si chiama Mukaddam, cioè loro lo giustificano, diciamo, come un fatto di sicurezza. Dicono che hanno anche scoperto un sacco di attività illecite terroristiche grazie a questa figura, perché lui sa tutto di tutti, lui deve conoscere tutte le persone per fare appunto questi collegamenti e tenere informate eventualmente la polizia. E questo mi ha fatto molto ridere, perché è così che ti giustificano il fatto
fatto di dover gossipare e spettegolare di te, perché per sicurezza non si sa mai. Tanto sanno più di tutti. Esatto. No, non ti senti mai da sola in Marocco, ti senti guardata, osservata. Te comunque da donna, come ti trovi lì? Da italiana, donna, da occidentale, cattolica in un paese musulmano? È pericoloso? Ti trovi bene? Se uno è credente, quindi volesse comunque, ecco, professare la propria fede cattolica, lì ci sono delle chiese, si può fare oppure non è permesso? Allora, ci sono chiese, le ho viste, non ci sono mai entrate in realtà qua in Marocco, un po' perché appunto col Covid erano ancora chiuse, però penso che siano attive, perché c'è una grande comunità anche africana e in gran parte dell'Africa, insomma, ci sono tanti cristiani. Ora, cattolici non penso, penso che siano altri tipi di cristianesimo, però c'è una cattedrale, per esempio, a Casablanca, e ho visto chiese anche in altre cittadine, quindi non penso che ci sia alcun problema a professare la propria fede che non sia quella musulmana. Ovviamente il paese resta musulmano e tendenzialmente è un paese che è abbastanza aperto alle altre fedi, tutto avviene nel rispetto della loro fede, e in realtà poi non è uno stato laico, è proprio fortemente intricata la legge con la legge islamica, insomma molti dei principi sono derivati dalla religione. Dormire insieme prima di essere sposati è vietato, ma non solo è vietato, è punito con la prigione. Non solo non puoi abitare insieme al tuo fidanzato se non sei sposata, ma non puoi neanche andare in un hotel, se parliamo ovviamente sempre di uno dei due è marocchino, ok? Se invece poi ovviamente siete entrambi turisti stranieri non c'è problema. Sono tutte cose che magari da turisti poi non si scoprono, ma insomma vai in prigione, non è che sia proprio uno scherzo. Però tendenzialmente appunto come donna cattolica così io non mi sento in pericolo di professare la mia fede o anche solo di approcciare determinati discorsi con i miei colleghi, per esempio, che sono il mio riferimento per quanto riguarda il marocchino tipo. Sono tutti molto aperti al dialogo e diciamo che la fede è fede, non importa quale sia, hanno rispetto del fatto che uno creda. Molto meglio essere credente, ecco, che non essere ateo, per esempio. L'ateismo è il male. Ok, quindi c'è rispetto, sono molto aperti, quindi ecco, da questo punto di vista anche qui è una nota positiva, dai. Sì, sì, infatti. E poi come hai visto? Gli italiani nel mondo, almeno per tutti i viaggi che ho potuto fare io, siamo sempre percepiti con tanta simpatia, accolti con un grande sorriso, con qualche battuta sul calcio, sul cibo o sulla musica. Siamo molto simpatici a tutti. L'unico commento negativo forse che posso aver ricevuto da italiana era in Etiopia. In Marocco mai, anzi, cominciano tutti a cantarti bella ciao piuttosto che italiano vero, ecco, che sono i loro riferimenti, e sicuramente siamo percepiti meglio che non i francesi. È comprensibile vista la storia coloniale che ha passato questo paese, però vista anche la grandissima impronta che ha lasciato la Francia anche nel loro sistema amministrativo, la grandissima ammirazione che in generale ha il paese verso la Francia, perché qualsiasi misura anche adesso col Covid si è visto prendesse la Francia, il Marocco seguiva, e nonostante tutto ciò, nonostante la grandissima comunità di francesi che vive qua anche da anni e da generazioni, comunque i francesi non stanno tantissimo simpatici. Questa è una cosa, nonostante un po'... tutti parlino francese, tutti parlano francese, anche i marocchini tra di loro parlano spesso francese. E senti, cambiando argomento, il clima com'è lì? Dopo 5 anni di Belgio non posso che dirti meraviglioso, no, è proprio, ti cambia la vita anche da milanese, svegliarti tutti i giorni col sole ti svolta proprio l'umore. All'inizio anche comunque per me non è stato facilissimo ambientarmi, lavoro un sacco, però anche solo il fatto di potersi fare una passeggiata al giorno con un bellissimo tramonto, perché poi il sole tramonta proprio da questo lato qua dell'Africa, ti vedi dei tramonti bellissimi e ti cambia proprio la vita. Casablanca tendenzialmente è temperata, non fa mai caldissimo né freddissimo, è molto umida come città perché ovviamente dall'oceano arriva questa umidità, questa salsedine che ti rende i capelli ingestibili. Marrakesh invece per esempio è molto più secco il clima, molto più bello il tempo, però d'estate fa molto più caldo. Fez impossibile per esempio il clima, freddissimo d'inverno e caldissimo d'estate, quindi cambia tantissimo anche all'interno del paese. Appunto in alcuni posti nevica, come ti dicevo prima le case non hanno riscaldamento, quindi viaggiare in Marocco d'inverno è dura perché soffre un sacco il freddo, però ecco appunto d'estate per esempio a Casablanca non sono morta di caldo perché c'è sempre un sacco di vento, quindi clima bello, bello.
Bene, bene. Uno che vede il sole tutti i giorni o quasi, l'umore si sente tanto. Fa un sacco sull'umore, esatto, vitamina D. Ma poi insomma si vede anche qui da noi, d'estate, tutta un'altra cosa, quando c'è il sole quasi tutti i giorni. Ed è un paese che comunque è attento all'ambiente, diciamo in generale, un paese green? Allora, io non lo definirei per forza un paese green, anche se va detta una cosa, essendoci tantissimo vento e tantissimo sole, è un paese che ha tantissimi progetti di energia rinnovabile e che ha anche come obiettivo il fatto di trasformare il 50% della propria domanda di energia entro il 2030 sarà di energia rinnovabile, entro il 2050 mi sembra dovrebbe essere il 100% energia rinnovabile. Per quanto riguarda invece la coscienza civica, ecologica del singolo, non ci siamo, cioè proprio secondo me mancano le basi di voler magari proteggere il pianeta, di voler fare uno sforzo in più per pensare al di là del proprio giardinetto, no? Perché appunto è un peccato vedere delle spiagge bellissime piene di rifiuti, ma questo accade anche da noi, però per esempio qua non facciamo la differenziata, che secondo me è una grandissima pecca, e quindi quando vedo le batterie, le pile gettate sulla spiaggia è abbastanza scioccante come visione. Insomma, di questi tempi almeno la differenziata, insomma buttare tutto insieme mi sembra un po' assurdo. Sì, è grave. È grave, ecco. Questo unito al fatto che comunque la popolazione è di livello medio-basso per quanto riguarda la ricchezza personale, e quindi anche questo diciamo si riflette per quanto riguarda le emissioni. Per esempio qua a casa sono con la bombola a gas, le macchine, io mi ricordo che in Italia ci sono stati anni in cui cominciavano a dire determinati tipi di macchine non possono più entrare nel centro città perché sono altamente inquinanti. Qua ovviamente tutte queste regole non ci sono, l'aria che si respira nelle città a Casablanca è irrespirabile, e anche per questo che non si riesce a fare una passeggiata piacevole in centro città, perché sei coperta da questa inquinamento, e anche proprio quando vado in moto con il mio ragazzo oppure anche solo cammino due secondi, cioè i capelli, anche la faccia che sembra proprio coperta da uno strato di sporcizia, e penso che sia dovuto appunto ai gas di scarico delle macchine. Sì, sicuramente non hanno quegli standard ambientali di sicurezza come ci sono qua. Esatto. Quindi te vivi col tuo ragazzo, è un ragazzo italiano? No, non vivo con il mio ragazzo perché appunto è vietato. Ah, è vietato? sì, perché no, il mio ragazzo è marocchino, che non marocchino. È italiano, e fa una grandissima differenza, ti dirò, non solo avere un contatto ovviamente in loco marocchino che possa insomma prendere in carico alcune discussioni e negoziazioni che io non sarei in grado di fare, ma anche proprio fa una differenza notevole nel camminare per esempio per strada. Io quando mi trovo a camminare da sola ovviamente vengo approcciata in un determinato modo, quando sono invece accompagnata da lui è proprio tutta un'altra musica. Ecco, questa cosa è interessante per capire un po' le differenze. Infatti ti volevo chiedere anche lì in Marocco com'è che si socializza, com'è il rapporto uomo-donna. Ecco, poi te che hai ragazzo marocchino, ora sicuramente queste cose le saprai bene, le hai vissute sulla tua pelle, le stai vivendo. Sì, allora, il rapporto uomo-donna, c'è ancora un po' di segregazione dei sessi per quanto ho potuto vedere io. Per esempio era stato molto strano per me l'anno scorso quando appunto ero appena arrivata, non conoscevo nessuno e non c'era niente perché per il Covid non c'erano attività, quindi non c'era proprio modo di conoscere gente. L'unico mio modo in quel momento lì era tramite i miei colleghi, che però erano tutti o di altre città e quindi nel weekend tornavano nelle loro città, o sposati, quindi qua da sposati proprio vai a fare un'altra vita completamente, cioè casa e chiesa e basta, o casa e moschea in questo caso. E quindi era molto difficile anche per me includerli e invitarli, però ho deciso di fare una cena italiana e invitarli tutti a casa. Non l'avessi mai fatto, ho creato dei problemi come se fossi perché praticamente ho invitato tutti i miei colleghi, uomini e donne, ok? C'erano persone sposate, persone non sposate, ma siamo colleghi, siamo tutti i giorni in un open space tutti insieme, tutti che dicono sì, molto contenti. E il giorno prima una mia collega mi dice: guarda, alla fine mi dispiace tantissimo ma non posso venire perché il mio ragazzo non vuole che io venga, perché ci sono altri uomini non sposati e perché è una festa in casa. Quindi ritrovarsi tutti insieme in una casa, sposati o non sposati, non sia mai una cena tra colleghi, aiuto. E quindi questo è complesso, e so anche di alcuni miei colleghi maschi che invece non vogliono venire a cose se ci sono solo donne, per esempio, no? Cioè non si sentono magari a proprio agio. È strano, non è fluido, devi pensare molto di più a tutti i passi, cosa che magari io non penso, anche nella maniera in cui ci si saluta e anche
cambiata appunto nella maniera in cui ci si veste, ovviamente. Bisogna fare un pochino più attenzione, ora adesso non è che uno debba andare in giro bardato, velato. Dipende anche quanta voglia hai di venire approcciata per strada, quindi se vuoi evitare questo tipo di contatto magari non ti metti la minigonna per andare in giro per strada. Ecco, però si può. No, tu puoi fare quello che vuoi, ma anche io per esempio quest'estate in spiaggia pensavo di andarci vestita normale con il mio costumino, poi dopo sono andata in spiaggia e ho notato che invece tutte le donne erano tutte coperte, quindi in quella situazione lì mi sarei sentita a disagio anch'io a mettermi il mio bikini, nonostante questo sia il modo con cui vado al mare normalmente, però effettivamente non ci volevo chiedere. Anche le donne giovani della mia età, se avevano il pezzo di sopra il bikini, sotto avevano comunque dei pantaloncini, se invece avevano il pezzo di sotto il bikini, sopra avevano la maglietta, ed era così che facevano il bagno. Sì, perché è un po' nella cultura, però comunque non è che viene imposta sta cosa lì, no? Cioè nel senso, te puoi andare, non viene imposta, ma guarda, come ti dicevo prima, ci sono marocchini che proprio si comportano assolutamente come noi e anzi che vogliono forzare forse anche troppo il fatto di essere aperti di spirito, quindi non solo bevono, magari finiscono per bere 7 birre a cena, cosa che magari noi non faremmo neanche, capito? Certo. Proprio esagerano, no? O anche quando magari si mettono i bikini, si mettono delle cose super striminzite, capito? Però comunque potete andare in giro insieme, anche mano per la mano, farvi vedere insieme, quello sì. Sì, sì, poi dipende sempre un po' dalla singola persona, insomma. Io ho questa collega che è stata fidanzata per 1 anno e mezzo e per 1 anno e mezzo essere fidanzata era vedersi 1 ora e mezza alla settimana a un caffè, perché non esiste quello che diciamo in inglese si chiama dating, quindi gli appuntamenti, il fatto di essere insieme non esiste anche nel concetto familiare, insomma quando lo dice tua mamma non esiste dire vado con il mio ragazzo tendenzialmente, cioè tu passi da essere figlia a essere moglie direttamente, non c'è il passaggio intermedio. Poi le cose ovviamente stanno cambiando anche qua, ci sono anche un sacco di marocchini che studiano all'estero, un sacco di marocchini alla diaspora che poi magari rientrano in estate, quindi comunque c'è, cioè, la gente è al corrente di questi cambiamenti, però c'è sempre un pochino di pudicità, di vergogna, sono tutte cose che si fanno ma poi non si dicono, no? E questa è anche una cosa molto comune negli altri paesi arabi musulmani, se posso, di avere una facciata completamente perfetta e poi quello che succede dietro le quinte della tua vita non si deve sapere, oppure lo dici solo ai tuoi amici più cari, anche perché c'è una notevole paura del malocchio che è molto presente in questa cultura. Sì, hanno paura che la gente faccia il malocchio se le cose ti vanno troppo bene. Tante usanze, culture diverse, no? Sì. No, però appunto come mi chiedevi tu, vedi coppie anche di tutte le età che si tengono la mano per strada, magari si scambiano timidamente qualche bacio a stampo, anche se baciarsi in pubblico non si può, pure questo. Però sì, vabbè, c'è qualcuno che lo fa lo stesso, insomma. Poi appunto, come ti dicevo, tutto è possibile. Nel mondo arabo c'è una regola e poi c'è tutto quello che si fa. Cioè, da quanto ho capito, un ragazzo, una ragazza, anche se vive all'estero e quindi magari fa una vita con la compagna o il compagno, ragazzo o ragazza che magari è straniera e quindi vive come magari si può vivere noi qui in Italia o come un occidentale, però comunque c'è sempre questo rispetto e questo timore per i genitori che non lo vengano a sapere. Cioè, i genitori comunque devono conoscere la ragazza o il ragazzo per approvarlo, cioè contano tanto la figura dei genitori oppure no, diciamo? La figura dei genitori conta tantissimo, dipende da famiglia a famiglia, perché adesso poi già mi immagino i commenti dei marocchini nati e cresciuti in Italia, però no, tendenzialmente, almeno per quanto ho potuto vedere io, hanno tutti molta più paura del papà che non della mamma. La mamma è sempre un pochino più la confidente, quella che fa passare le cose sotto banco così, mentre invece il papà fa un pochino più paura, un po' l'autorità della famiglia, no? Però no, tendenzialmente poi i marocchini che vivono all'estero lo sono più soggetti tanto a queste regole, perché queste regole poi può essere che magari la tua famiglia non te le imponga, però una volta che ti trovi in questa società non esiste solo la tua famiglia, tu fai parte di una comunità, è come se il tuo entourage dovesse un po' essere tenuto al corrente, quindi magari quello che può far passare la tua famiglia, anche se tua mamma e tuo papà sono d'accordo che tu vada a vivere con il tuo fidanzato, non ne frega niente, però comunque un po' l'immagine della tua famiglia nei confronti delle zie, le nonne, le trisavole. Sì, un po' questa cosa, come magari c'era anche da noi anni fa. Esatto, è esattamente questo. Guarda, se tu vuoi fare un viaggio nel passato, sì, è vero. Ci farocco. Secondo me, guarda, per certe cose non è neanche male. No, infatti, no, ma però, io sono d'accordo. E guarda, anche appunto per un fatto consapevole che io ho scelto di venire qua, perché appunto secondo me alcuni valori, e sono valori a cui io stessa tengo, mi fa piacere di vederli ancora in vita qua, ma veramente in vita, cioè praticati. Il valore della famiglia, il valore del matrimonio, cioè sono comunque cose in cui io credo e penso che si sia un po' persa questa
cosa non solo in Europa, in Occidente, ma anche proprio la nostra generazione, la generazione di ventenni, trentenni, cioè anche solo parlare di matrimonio fa venire paura, no? Mentre invece un po' più di serietà qua c'è. E senti, lì in Marocco ci hai detto che si trova un po' di tutto, come da noi qua, però cos'è che si mangia? Ecco, per avere un'idea un po' di com'è anche lì, perché noi sai, siamo abituati a mangiare bene. Allora, la cucina marocchina è molto variegata e diciamo che forse il piatto più conosciuto all'estero della cucina marocchina è anche magrebina, ma non lo diciamo perché è solo marocchina, in realtà couscous e tagine, che sono questi piatti insomma in terracotta con coperchio fatto così, che vengono cotti per un sacco di tempo, di carne mista verdura. Poi ho avuto modo di gustare anche altri piatti tipici che magari sono meno conosciuti, a base di lenticchie di pollo. Il pane loro è molto buono, usano il pane al posto delle forchette di coltare, cioè loro proprio mangiano, vabbè, con le mani e con il pane, perché ci sono un sacco di salsine, quindi fanno proprio la scarpetta, quindi si mangia un sacco di pane, ed è per questo che si ingrassa un sacco. C'è anche questo pane tipo più focaccioso, focaccina, forse tipo più crepe, che si chiama msimmen, che si mangia tendenzialmente la mattina, che mi piace un sacco. La cosa più strana forse mangiano i piedi della mucca, so che esiste anche in altre culture, non so bene come immaginarmi i piedi della mucca, però vabbè, è un piatto preferito del mio fidanzato, quindi ok. C'è anche la pastilla, che è questa specie di pollo anche con la cannella, quindi un pochino dolcino, chiuso in una specie di pasta, mille foglie e cotto. Poi vabbè, la cucina migliore marocchina è quella che si gusta a casa delle persone, non nei ristoranti marocchini, certo. Ovviamente, quindi i marocchini non vanno al ristorante per mangiare marocchino, però quando sei in viaggio per esempio e ti fermi in questi posticini, sono tipo degli snack locali, così sono i posti dove mangi piatti tipici migliori proprio per due soldi, molto terra terra, se hai il coraggio di mangiarci. Ho mangiato in dei posti che facevano più paura a vedersi, ma in realtà erano buonissimi, per esempio non ho mai avuto problemi di indigestione in questi posti. E per quanto riguarda frutta e verdura, super freschi, poco costosi e super gustosi, veramente col sole che hanno qua vengono benissimo, sono veramente buone le materie prime proprio. Ma ti manca un po' anche il cibo italiano oppure no? Ah, sì, mi manca tantissimo il cibo italiano, sto scherzando. La focaccia non esiste, non so come trovarla, sono disperata. I ravioli, mai sentito parlare dei ravioli? Non so che cosa ci sia di così strano a riprodurre un raviolo. Gli gnocchi pure, si fa un pochino fatica a trovarli. Anche un buon gelato, devo dire, cioè d'estate così. Sono più gelati industriali quelli che si trovano qua. Non c'è la scelta di ristoranti italiani, ovviamente, ma anche di ristoranti etnici. A me piace tantissimo anche il cinese, il giapponese, indiano, così, e diciamo che sì, qua ci sono, ma non è lo stesso gusto. Ma è facile anche fare amicizia e entrare in contatto con i marocchini o è più facile con gli expat? Loro sono molto aperti e accoglienti, però diciamo che secondo me è un po' difficile per loro capire le tue condizioni a volte, le tue difficoltà. Per me la difficoltà con i marocchini era più che altro che loro capissero un pochino le mie difficoltà iniziali, la mia solitudine inizialmente, così, e per questo sono più affine a altri expat, perché penso che ci si possa capire meglio e legare, visto che nessuno ha la propria famiglia qua, leghiamo tra di noi, no? Certo, certo, è più facile. Adesso ho anche tanti amici marocchine. È tutta questione di tempo e di conoscere le persone. Sì. Ho conosciuto anche alcuni expat che parlavano solo inglese e loro purtroppo sono tagliati fuori da un sacco di attività che sono esclusivamente in francese. Quando sono arrivata appunto ti dicevo, ho fatto un po' fatica perché non c'era nessun tipo di attività, cercavo un corso di Darija, che è l'arabo locale, ma non l'ho trovato. Corsi del genere possono essere utili per conoscere persone. Mi ero iscritta a un corso di danza, così ho conosciuto alcune persone. Principalmente io le amicizie che ho fatto qua le ho fatte tramite LinkedIn, perché appunto non c'era niente da fare. E ho cercato di guardare tramite LinkedIn le persone straniere basate a Casablanca, cercando di reperirle lì. Ho cercato alcuni italiani a Casablanca tramite gruppi Facebook, ma non ho avuto molto successo in questa ricerca. Se parli francese ovviamente è molto più semplice integrarti, ci vuole un po' di tempo, insomma io comincio a ingranare adesso per un anno e mezzo che sono qua. È difficile perché non c'è una vera e propria comunità expat, ecco, ce ne sono pochi e sono o più giovani di me, tipo qua in stage, oppure molto più grandi di me, cioè, su 50-60 anni, sono qua con moglie e figli. Comunque essendoci l'oceano, per esempio, ci sono un sacco di corsi di surf se ami lo sport, ci sono un sacco di corsi di yoga, fanno un sacco di retreat, quindi weekend anche fuori Casablanca nelle montagne o in campagna per fare yoga tutti insieme, un sacco di scampagnate, di camminate, di hike. Io personalmente, per passare il mio tempo libero, adoro fare massaggi, adoro
andare all'hammam con tutto il rituale marocchino e viaggiare per il paese. E lì senti, c'è parità di sesso sia nella società che nel lavoro? Le donne vengono trattate diversamente oppure normalmente, diciamo, come qua? Allora, per esempio, nello studio legale siamo assolutamente pari, sono proprio 50-50 e non c'è alcuna differenza. Guardavo le statistiche oggi, ho letto che le donne nel mondo del lavoro in Marocco sono il 18%, ci sono ancora un sacco di donne che sono a casa, insomma, che fanno le mamme o le casalinghe. E ce ne sono anche, appunto, tra le mie colleghe che hanno questo come ambizione una volta che si sposeranno, proprio l'ambizione di stare a casa con i bambini e fare la mamma. Devo dire che, appunto, il Marocco, però, per quanto riguarda altri paesi arabi o africani, è molto avanti per quanto riguarda la parità dei sessi, perché appunto quest'anno col nuovo governo ci sono 7 ministre donne e i sindaci o le sindache, insomma, delle 3 principali città marocchine sono donne. E senti, come sicurezza? Si può andare in giro tranquilli? Come donna ovviamente o come uomo c'è una grande differenza nel camminare da soli per strada. Io lo definirei un paese sicuro, non da avere paura, ecco. È un paese comunque anche politicamente stabile. Eviterei di camminare al buio da sola di notte in una stradina, ecco, o di esibire cose costose, borse di marca, eccetera. Poi ho sentito di episodi, ma come posso averli sentiti anche in altri paesi del mondo, di persone passa il motorino e ti stacca la borsa, insomma ti prende la borsa, piuttosto che persone che hanno il cellulare in mano e viene strappato. Come donna c'è solo la difficoltà in più, perché possono esserti fatti dei commenti. Ma lo fanno più con te perché ti vedono magari che sei occidentale, non sei marocchina, oppure lo fanno anche in generale con le donne marocchine questa cosa qua? Leggo dei post che lo fanno anche con le donne marocchine e anche con le donne velate, cioè che proprio ovviamente secondo me è un pochino di più con me perché sono diversa e quindi attraggo forse di più l'attenzione. Una mia amica asiatica cinese in particolare mi dice che per lei è proprio insopportabile, cioè è un continuo, niente che vada al di là del puro commento, ecco. Non mi è mai capitato che qualcuno mi avvicinasse più per parlarmi, ecco. E anche a livello di delinquenza ho capito che sì, ci sono quelle cose tipiche della grande città, però è abbastanza tranquillo. Esatto, sì, poi dipende anche dal quartiere, eh. Ovviamente io non frequento i quartieri più popolari e peggiori di Casablanca. E senti, altra domanda importante, la sanità com'è lì? Sanità, direi che l'unica sanità che ti possa interessare e che tu debba considerare è la sanità privata, che è anche molto costosa. È un sistema molto simile a quello che conosco dal Belgio e che quindi suppongo essere esistente anche in Francia, nel senso che tu ti puoi scegliere il medico che vuoi o il trattamento che vuoi, lo paghi privatamente tu, anticipi i soldi e poi dopo tramite l'assicurazione ti viene rimborsata una parte, una percentuale. Così funziona. Però è anche vero che quando ci sono trattamenti, per esempio per il Covid, insomma straordinari, che prevedono magari terapie intensive eccetera, i costi possono anche essere molto molto significativi. Devo dire che per quanto mi riguarda quest'estate, per esempio, ho avuto bisogno di fare un'ecografia e quando sono andata in Italia con i test fatti in Marocco e anche con le analisi del sangue fatte in Marocco, mi sono stati fatti complimenti dai medici italiani per la completezza, insomma, e l'alto livello degli esami fatti in Marocco. Qualità è buona, ecco. Ma sono medici del posto o sono europei? Ma tendenzialmente sono, almeno quelli da cui sono stata io o che cerco di frequentare io, sono medici o raccomandatemi da persone italiane o comunque medici che hanno studiato in Francia o all'estero o che sono tendenzialmente stranieri anche loro. Ok, quindi bisogna fare un'assicurazione sanitaria, la pubblica c'è, però diciamo un po' più per le persone magari che non se lo possono permettere, però c'è anche una sanità pubblica. Sì, sì, c'è la sanità pubblica, l'assicurazione comunque penso che, allora io me l'ha fatta il mio datore di lavoro, quindi penso che sia obbligatoria tramite qualsiasi posto di lavoro venga fatta. Quindi te paghi la prestazione o devi comunque pagare un tot al mese come in certi paesi? No, esatto, io pago la prestazione e il tot al mese penso che sia pagato dal mio datore di lavoro e appunto poi dopo vengo rimborsata o di tutto o in parte, però devo presentare tutti i giustificativi. E se compro delle medicine devo anche allegare le scatole delle medicine con il bugiardino, con lo scontrino e tutto. C'è più burocrazia che da noi, allora. Sì, perché come dicevo i marocchini cercano sempre di farla franca, di conseguenza le regole diventano sempre più dure. La situazione Covid lì com'è attualmente, com'è stata gestita? La situazione Covid è abbastanza fuori controllo, nel senso che nessuno mette più le mascherine e qua soprattutto io non so, toccando ferro, come ho fatto ancora a non beccarmelo, visto che i taxi qua sono mezzi di trasporti pubblici, quindi quando tu sali su un taxi non sai mai
con chi altro ti troverai a condividere il taxi, tendenzialmente nessuno mai mette mascherina. Sul posto di lavoro uguale, dovevamo mettercela ogni volta che ci alziamo dalla propria postazione, ma in realtà nessuno se la mette mai e noi andiamo tutti i giorni in ufficio perché il lavoro da casa non è concepito. Qualche mese fa è stato imposto l'obbligo di pass vaccinale all'ingresso di ristoranti e luoghi insomma chiusi, è stato forse implementato mezza giornata, poi alla fine non c'è più nessuno che te lo domanda e poi bastava veramente solo mostrare un QR code a caso, a volte poteva anche essere il loro menu che tanto nessuno te lo verificava perché non te lo scannerizzava, quindi fa anche un po' ridere. Gran parte della popolazione è stata vaccinata con vaccino cinese Sinopharm o Sinovac, poi ci sono stati alcuni momenti in cui era anche disponibile Johnson & Johnson o l'AstraZeneca all'inizio ma poi non più, o il Pfizer, ma erano proprio tutte soffiate che dovevi sapere, ah, oggi se il Pfizer in questo centro vaccinale vai lì e c'è una coda infinita per Pfizer, perché appunto il vaccino cinese non è riconosciuto per viaggiare internazionalmente, mentre invece Pfizer lo è. Quindi quelli che si sono vaccinati con vaccino cinese sono rimasti un pochino fregati perché devono continuare a fare PCR per viaggiare. Non c'è tantissima serietà secondo me nella gestione della pandemia. Poi il Marocco, appena ci sono le ondate europee, chiude le frontiere. All'inizio dell'anno siamo stati chiusi da marzo a giugno senza alcun tipo di volo, né in ingresso né in uscita dal Marocco, che comincia a diventare un po' pesante però per noi expat non sapere da un oggi a domani se possiamo tornare a Natale oppure no. Hanno fatto chiudere tutto come qua in Italia lì? Inizio quando ero appena arrivata non c'era niente a livello di attività anche sportiva, niente, le palestre erano chiuse, i cinema erano chiusi, hammam, che fa parte della loro cultura e come si lavano praticamente, anche quelli erano chiusi. Adesso è tutto aperto, cinema, palestre inclusi. Quindi non c'è comunque né obbligo vaccinale né il green pass come qua, diciamo, sì c'è una forma ma non è tanto rigido. L'obbligo c'è a livello di legge che non puoi andare nei ristoranti senza il pass, però non è un vero obbligo se nessuno lo implementa, nessuno controlla. Quindi riassumendo un po', quali sono i pro e i contro che hai visto te dalla tua esperienza del Marocco? Allora, i pro sicuramente il clima, la gentilezza e l'accoglienza delle persone, il fatto che tu possa negoziare che niente ha un prezzo fisso, la flessibilità delle regole, questo è sia un pro sia un contro, perché appunto ci sono delle regole, però anche quando ti ferma la polizia puoi sempre un po' cavartela, cioè non è mai la fine del mondo, c'è di tutto a livello di diversità, non solo di etnie, di diverse lingue, ma proprio anche per i viaggi all'interno del paese c'è tutto, c'è la neve, c'è l'oceano, c'è il Sahara, il deserto, tutto, la frutta e la verdura ottime, è un paese politicamente stabile, abbastanza vicino all'Europa, quindi con dei voli piuttosto corti riesci a essere anche in Spagna o in Italia, sono 3 ore di volo. Per quanto riguarda i contro, dei commenti per strada, noi donne, il fatto che è tutto comunque un po' condizionato da mance, mance per tutto, mance per il parcheggiatore, per il portinaio, insomma tutto. La lentezza, sono estremamente ritardatari, dici un'ora e arrivano anche 2 o 3 ore dopo. Ah, vabbè. Quindi proprio con calma. Anche i ritmi sul lavoro sono più lenti? No, sul lavoro sì, lavoro un sacco, almeno dove lavoro io lavoriamo molto di più che non in Italia, sì. Altre cose magari sono appunto le fregature che uno si può prendere da turista se appunto non conosce bene, specialmente in città come Marrakesh, ed era per questo che io avevo detestato nella mia prima visita in Marocco, che mi sentivo veramente presa per i fondelli dall'inizio alla fine, per i prezzi super gonfiati eccetera, e quindi devi un po' saperti far valere appunto, pretendere che il tassametro sia acceso e tutto. E poi vabbè, altri conto sono la differenza di trattamento tra marocchini e stranieri, nel bene e nel male. Come straniero per alcune cose sei assolutamente intoccabile, oppure a te non si applicano determinate regole, la passi liscia per un sacco di cose, ma per altre cose ti si applicano appunto il doppio del prezzo o una specie di tassa sul lusso che devi pagare ancora di più, no? E altre cose magari sono appunto le ingiustizie, la polizia che non viene se appunto non la corrompi, e il fatto di avere dei contatti in questo posto sono vitali, e se tu arrivi qua come straniero, anche se stai bene, sei super protetto dal tuo datore di lavoro, sei pagato bene e tutto, se non hai contatti giusti non vai da nessuna parte. Quindi te lì sei felice oppure comunque vorresti tornare qua in Italia oppure cambiare ancora paese? Mi prendi proprio in un momento in cui sono un po' in un rapporto di odio e amore con il Marocco, perché se penso con il mio cuore ovviamente è un paese che mi piace tantissimo e delle persone magnifiche, è difficile immaginarmi qua in un futuro perché purtroppo è un paese ancora in via di sviluppo e quindi
sono tantissime cose che mancano proprio a livello di infrastruttura. È tutto lento, è tutto ancora molto cartaceo, tutto difficile, tutto stressante. Quindi veramente queste cose, è tutto imprevedibile. Anche il fatto di non sapere quando uno arriva, ti scombussolano un poco la giornata. Se io so che devo ritirare la macchina a noleggio alle 7 e fino alle 10 non ho ancora nessun tipo di novità, cioè mi cambiano tutti i piani, capito? Quindi sono anche situazioni fuori dal tuo controllo che ti rendono tutto più stressante. Sali su un taxi e devi sempre stare lì a controllare che questo prenda la strada giusta, che non aumenti il circuito proprio per farti pagare di più. È tutto estremamente macchinoso. Io quando voglio fare un bonifico devo recarmi di persona in banca se voglio fare un bonifico in Europa, capisci? Quindi la banca mia, la sede principale è in centro città, quindi c'è tutto il traffico per arrivare. Cioè, ogni volta che voglio fare un bonifico mi partono 2 ore del mio tempo, quindi non è agile come sistema. Quindi sì, sono felice, sì, ci sto bene, mi piace tantissimo viaggiare qua, però secondo me è un'esperienza limitata nel tempo. Un paese in cui si sta bene, se tutto va bene, sei abbastanza benestante, sei giovane, sei in salute, è bellissimo. Quando hai un problema, secondo me qua le cose possono andare molto male, sono guai. Se devo essere un pochino più lungimirante, forse non starei qua tutta la mia vita, però non tornerei necessariamente in Italia, perché mi sento che voglio ancora esplorare tanto il mondo, quindi anche per questo forse che non resterei qua, proprio perché sento il bisogno di voler ancora scoprire il mondo e altri paesi di altri continenti diversi magari, quindi chissà. Perché no? Poi comunque il lavoro te lo permette, no? È un lavoro comunque che può fare, esatto, in altri posti, quindi. Con un po' di fatica però si può trovare dappertutto, un po' di spirito adattamento, perché poi man mano che passano gli anni diventa comunque un pochino più difficile sempre trasferirsi, perché ogni volta lasci, cioè comunque tutta una cerchia di amici, però è proprio il piacere anche della scoperta e di imparare sempre delle cose nuove e soprattutto di mettersi sempre in discussione. La tua cultura non è necessariamente l'unica e la più corretta, no? Quindi no, impari un sacco di cose immergendoti in culture diverse dalla tua. Eh sì, poi è bello insomma vedere culture diverse, poi insomma così diverse. Un conto è andare in un altro paese europeo che magari per certe cose è simile, ma qui, esatto, è tutto un altro tipo di cultura. Potresti stare anche in Kuwait, quindi lì ancora, esatto, di più. Sì, magari in un futuro piacerebbe provare l'Asia, il Sud America. Sai, insomma, un po' ci vuole, perché qualche anno qui, qualche anno lì, insomma, il tempo poi passa, però esatto, se vuole, ha un lavoro che lo permette, lo può fare, no? Ah, sai, con questo Covid comunque è stato tutto anche molto più rallentato e quindi ha messo un po' in pausa alcune ambizioni anche personali. Siamo tutti un po' così, no? In stand-by. In bilico. Sì, no, prima di prendere decisioni importanti, insomma, uno ci deve pensare bene, però, perché non si sa dove si va a cascare. Esatto, e anche la prossimità alla famiglia, secondo me, diventa sempre più importante. Questo fatto che il Marocco, per esempio, chiuda le frontiere dall'oggi al domani fa super paura, perché se dovesse succedere qualcosa, capito, proprio non c'è la possibilità di andare. E senti, volevo fare un'ultima domanda. Cos'è che ti manca dell'Italia e cosa non ti manca? Sicuramente manca tantissimo la mia famiglia e i miei amici, ovviamente. Dal punto di vista del cibo, ti dicevo prima, non trovo la focaccia, non trovo i ravioli. Quest'estate sono tornata con una valigia piena di ravioli rana qua, sì, tutti surgelati con i ghiaccetti. Gli gnocchi nemmeno li trovavo, ho imparato come farmeli, quindi sto cucinando un casino per quello. E poi il buon gelato artigianale. Sono tutte cose di cibo. La bellezza è diversa, ovviamente, culturalmente parlando, non ci sono magari le chiese affrescate che ci possono essere in Italia, tipo di architettura diversa, però c'è una grandissima ricchezza culturale e architettonica anche qua. Eh sì, è diverso, però comunque anche lì è bello. Eh sì, è meritevole di essere scoperto. Bene, dai, io diciamo così ho finito. Se poi qualcuno vuole sapere qualcosa un po' più in particolare, chiaramente può chiederlo e poi potete seguire anche Ludovica sul canale YouTube e su Instagram, dove appunto dà anche tante informazioni sul Marocco e anche su tanti paesi dove è stata. Poi tanto, vabbè, lascerò i contatti, così se qualcuno vuol chiederti nello specifico qualcosa, no? Hai detto che comunque è bene, no, avere un contatto lì se qualcuno... Assolutamente, avesse un'idea, certo, può contattare. Sono qua per quello, volentieri. Grazie mille per la chiacchierata piacevole, mi ha fatto tanto piacere. Grazie a te, alla disponibilità. Ti ringrazio tanto di essere stata ospite qui con me, della tua disponibilità qui a Italian Globetrotter, mi ha fatto tanto piacere. Abbiamo parlato di un paese un po' sconosciuto, almeno a me di sicuro, poi penso anche a tanti altri, un paese particolare, di una cultura molto diversa. Va bene, volentieri, alla prossima, da chissà quale altro paese. Già, quello non si sa. Ciao, grazie a te, un abbraccione e viva l'Italia! Gli italiani, un saluto alla nostra Italian Globetrotter dal Marocco. Ciao! Ciao Ludovica!